tema concessione e revoca, non ci sono novità rispetto a quello che ha dichiarato il Presidente del Consiglio la scorsa settimana, quindi sono giorni di intenso lavoro e di intenso approfondimento dell'attività che ha svolto il MIT, sia di verifica della situazione che insomma di confronto. Invece sul tema dei cantieri, le tre concessionarie che esistono sulla Liguria attiveranno 100 cantieri, tra quelli che sono appena stati aperti, sostanzialmente quelli che verranno attivati a luglio. Ovviamente con la regione, con la prefettura, con gli enti locali dobbiamo organizzarci per bene, perché l'apertura di un cantiere, che io credo soprattutto per una regione come la Liguria sia una bella notizia sempre, anche un cantiere autostradale, soprattutto se di manutenzione straordinaria, deve incrociarsi ovviamente con la capacità di recettiva in termini viabilistici, che ovviamente va organizzata. E quindi ci sono due livelli: cantieri che sono già decisi e il tempo di apertura dei cantieri, che deve essere incrociato con, diciamo così, l'organizzazione della viabilità, attività che svilupperemo ovviamente con la regione e con la prefettura. Quali saranno i Scusate un cantieri più secondo, importanti? Ci sono anche 30 cantieri di ANAS ricordatevi le sulle strade distanze, non. ragazzi, siete tutti Siamo a ammucchiati, distanza. per favore, state a Ci sono distanza, anche anche i 30 colleghi, per favore, giornalisti. cantieri ANAS che ovviamente si incrociano con i 100 cantieri che citavo prima delle concessionarie. La Gronda fa parte del piano degli investimenti di ASPI e quindi dipende, diciamo così, dalla decisione sulla concessione in termini realizzativi, ma sul piano politico l'attuale maggioranza ha già deciso di fare la Gronda. Non vi sfuggirà che è stata approvata, credo, all'unanimità. Il mio sottosegretario Traversi mi aiuterà in questo: era stata approvata all'unanimità nel mese di dicembre una mozione che confermava la necessità di addivenire alla realizzazione di quest'opera. Quindi diciamo che noi non riteniamo che questo potrà essere un elemento che fermerà il nostro stare insieme in questa regione al governo. Ma fa parte della vicenda che riguarda la concessione ASPI e la vicenda della revoca, perché la Gronda è uno degli investimenti collegati alla concessione, quindi collegato all'atto aggiuntivo, cosiddetto atto aggiuntivo. Noi abbiamo fatto una programmazione, abbiamo promesso e garantito alle persone che vivono in questa terra che avremmo recuperato il tempo perduto sulle manutenzioni, lo stiamo facendo. Che poi ci siano dei disagi viabilistici, a me dispiace, ma se devo scegliere tra un disagio e la sicurezza, e lo dico a Genova, scelgo ancora la sicurezza. Noi abbiamo avuto i documenti 40 giorni fa, un Non è paio di mesi vero, a fa. febbraio. Non è Un paio di mesi possibile, fa, a a febbraio. febbraio. Abbiamo avuto, e noi abbiamo, come dicevo prima, il ruolo, 2 mesi fa, ok? Abbiamo il ruolo di controllare e dobbiamo mandare per la conferma questi finanziamenti, che è l'ultima tranche dei 2 miliardi e mezzo che avevamo per il 2020, dobbiamo mandarli in conferenza Stato-Regioni, quindi stiamo predisponendo gli atti per l'invio alla conferenza. Un po' di delusione dalla visita di Sì, oggi. per me è molta delusione, ma aspettavo di avere tutte le cose pronte oggi, era la mia speranza con una bella giornata così, però vabbè.